sopra. Bisogna farlo con la critica. E per questo le idee dello Stato di diritto non giocano un ruolo fondamentale nel mio ricerca della pace. Dipende da legge e legge. Diritti umani sì, anche se può criticare naturalmente di punto di vista di civilizzatori, civilizzatrici, civilizzatori. Ma questo non significa che i diritti umani che abbiamo non sono diritti buoni. Significa soltanto che sono incompleti, che mancano i diritti di culture di noi e non culture di io. Lasciamo questo fare. In Hitler, io credo che il punto positivo era la illegittimità del Trattato di Versailles. Io non voglio ripetere i sei altri punti. Questo è noioso, questa è una parte della teoria di Hitler, del hitlerismo. Ma diciamo che lui dice con la sua voce, e io ho capito che nella riunione personale era una persona con moltissimo carisma, e non con questa voce brutale quando lui ha parlato. Non con la intelligenza di Mussolini, che era molto più intelligente. Questo era un problema per Hitler. Ma capace di funzionare come serbatoio da sette idee. Sei malissime, un'idea buona. E allora io avrebbe detto, signore Hitler, non avrebbe detto lasciamo a parte le sei altre idee, ma lei potesse dire un pochino di più sul trattato di Versailles. E allora la proposta naturalmente potrebbe essere non soltanto di modificare, di abbandonare il trattato e compartire la colpa della prima guerra, con una responsabilità mutua. E che questa responsabilità era prima la responsabilità della monarchia. Un presidente anche, soprattutto di Francia, ma soprattutto della monarchia. E sappiamo molto bene che dopo la prima guerra mondiale la democrazia ha fatto un passo avanti e la monarchia è il contrario. Allora, se loro avranno fatto questo, abbandonando il Trattato di Versailles numero 2, il Trattato di Versailles numero 1 era del 1871, un trionfo di Germania, e il numero 2 il trionfo di Francia, è quasi esattamente lo stesso testo, è solamente che la vittoria è all'altra parte. Allora, se loro avranno fatto questo, avremmo potuto evitare la seconda guerra. La seconda guerra mondiale in Europa, perché l'appoggio a Hitler non è venuto degli altri sei punti, ma di questo primo punto. Senza questo appoggio, la venuta di Hitler al potere è stato impossibile. No, Mussolini è un pochino più complicato, ma faccio questo a parte. Hitler è la più importante. Allora, la non violenza è nella cerca del punto legittimo della persona, cattivo, malo, violento. E la mia esperienza è, non ho mai trovato una persona senza un punto legittimo. Allora, ho detto, e per terminare, in questa mediazione abbiamo tre cose da fare. Numero uno, si può dire in italiano mappatura? Fare la zona. Mappatura. Le parti, gli scopi e l'identificazione degli conflitti come scopi incompatibili. Non è che tu marito è impossibile, nemmeno che tu sei impossibile. La impossibilità è di combinare un matrimonio unico.
unicamente dedicato alla vita borghese, con un matrimonio unicamente dedicato al buddismo. Facciamo un passo avanti, un progetto comune. E questo che è il trucco, di identificare questo punto. Questo punto legittimo e utilizzare questo punto legittimo di lui, di lei e tutti gli altri, perché sono molte parti nel conflitto di Afghanistan, per fare il passo avanti. E qui naturalmente viene la creatività. Alzo mappatura con parti, scopi, conflitti. Legittimizzazione. Non è soltanto legittimità, ma il processo di legittimizzazione. Di legittimare negli occhi degli americani e italiani. Se io sono lì, nell'ufficio dei deputati, non nell'ufficio del Congress, ma a 50 metri, si chiama Sam Rayburn Building, l'edificio dei deputati, con un gruppo di deputati. Loro sono venuti, perché sanno molto bene che io ho parlato con loro. E io sono lì per dire che sono gli scopi dei talebani. E loro sono venuti naturalmente pensando che questi norvegesi non hanno niente da dire. Se io ho detto lo che loro hanno detto tre cose. Numero uno, siamo musulmani e siamo contro la secolarizzazione. E tutto questo che si chiama assistenza tecnica, assistenza al sviluppo, eccetera, eccetera, è secolare. E la secolarizzazione. Per noi non esiste acqua neutra. È acqua benedetta di Allah. Numero due. Stiamo totalmente contro Kabul. Contro uno stato di Afghanistan centralizzato. Abbiamo 25 piccoli paesi. Stiamo per l'autonomia di questi. Abbiamo 8 nazioni. Stiamo per una federazione con moltissima autonomia. E naturalmente, come io ho scalpato questo moltissime volte, per me l'idea è venuta che è un'idea molto, molto semplice. A che me fa pensare questo? A Svizzera. Io conosco la mia Svizzera molto bene. Questa è la Svizzera. Allora la Costituzione di Svizzera, la posizione di Svizzera come modello. Questa è una rivelazione del fondo di creatività. Identificare un isomorfismo, una uguaglianza strutturale. Punto numero tre dei talebani. Dei talebani. Talebani già è plurales. Talib è singolare. Allora, punto numero tre. Siamo stato oggetto di invasione. 5 volte nell'epoca moderna. Prima di queste 5 volte di Alessandro il Grande, che è diventato Alessandro il Piccolo quando lui ha toccato l'Afghanistan. L'Afghanistan altrimenti non esisteva. L'Afghanistan è un prodotto artificiale. Dopo il Trattato di Versailles, un prodotto occidentale come Iraq e un prodotto inglese che non esiste, non esiste. E allora parlare di cose che in realtà non esistono è un pochino difficile, ma loro lo fanno, gli americani lo fanno e gli italiani dicono tutti che dai canoni americani, ma in italiano, sono un buono traduttore. Allora, questo è tutto. Facciamo la guerra contro le guerre. Tre scopi. Islam. Sì, sappiamo che stiamo indietro con il nostro Islam. È un paese isolato. Ma questo vogliamo imparare non da femministi e non da americani.
e soprattutto non dei femministi americani, assolutamente no, ma da nostri fratelli e nostre sorelle, e soprattutto da Tunisia, che è il paese numero uno in parità dei due sessi, Indonesia, Turchia, Filippine del Sud, e non da oggi. Io capisco questo completamente. Numero due, una federazione. Numero tre, basta con le invasioni. Se ho detto questo ai congressmen e un congresswoman, e loro hanno detto, perché la CIA non ci ha detto questo? E io ho detto, quanto la CIA? Non ho nessun dubbio che è sempre. E non ho nessun dubbio che è un'agency. È la parola intelligence. Però io ho problemi. E io do mi lista dei sette spalle fondamentali che hanno fatto durante la guerra fredda. Se questo è intelligence, io non sono intelligente, perché non devo compartire la parola con loro. Allora, più o meno il finale, ho indicato algo che io credo funzioni. Non è la, è il metodo, è un metodo. E Transcend non è la organizzazione, è una organizzazione. È molto importante avere un passaggio ricchissimo, pluralista per la pace. Ma io, quello che io ho fatto, e che io naturalmente anche con mio amico Alberto potrebbe avere come un sogno, un centro di previsione e prevenzione in Vicenza. Vicenza incomincia con VI, vittoria per la pace, una vittoria non violenta per la pace. Vi ringrazio.